andiamo su sulle macchine antiche. Questo era un OM. Questo, aspetta, qual era questo? Allora andavo dietro una carrozza alla via nazionale, non si poteva sorpassare verso la stazione. Allora io andavo con questo autobus, fammi vedere qual era. Era questo, non mi ricordo. Allora andavo dietro questa carrozza e c'erano 3-4 signore che parlottavano tra loro e diceva quanto è bello, ma l'avevano con l'autobus, no? Che dice a me, signora? Mamma mia, allora ero giovane. Allora questo autobus era bello veramente, qual era? E questo qui, guarda. Era questo. Vieni. No, fammi vedere. No, è qui, è qui. Glielo do? No, non mi ricordo qual era, aspetta. Ecco, sì, era questo, sì. Era veramente bello. Sì, questo tutto cristallo. Ce n'erano di questi a Roma? Quattro sicuri. Allora, Schiaffini, Ricci, Bracci e Carlini, mi pare. E io ho preso la licenza di noleggio al Comune di Roma, perché avevo la residenza a Roma. E tra le altre cose facevo anche le scuole. Facevo le scuole per un istituto che stava a Monteverde, no? Ed era gestito, che era di proprietà di un signore di Marino, col quale fratello io ero amico. Dice, ma allora, dice, tu c'hai questo autobus a Marino? Dico, beh sì, ogni tanto un viaggetto. No, dice, ma guarda che adesso parlo, a noi ci serve da fare le scuole, perché a Monsignor Tozzi indossava. A Monteverde, sì. Io andai di volontario in aeronautica. Poi però non mi sono raffermato perché non mi piaceva, perché chi era una rapa era uguale, rapa o bignè, stessa cosa. Vuoi dire che nell'esercito non c'era meritocrazia? No, assolutamente. Io stavo qua, stavo dall'altra parte della rete. Confine stava qua. Tanti metri gli hanno fregati. All'aeroporto. Perché ero motorista, che per la fame avevo perso la vista. Allora, dove sta quell'assecchio della Mondezza? C'era un mucchio di terra. Allora, un mucchio di terra alto 6-7 metri. 6-7 metri a cono, verso la coda. Ossia, venivano i manovali, alzavano la coda del caccia, ci mettevano i fusi, la roba, per metterlo in linea. Mentre l'elica girava, doveva sparare dentro a sto mucchio di terra e non sapevano sincronizzarlo, per cui dovevo mettere le mitraglie che devono passare, mentre sparavano devono passare a mezzo all'elica, perché non erano buoni a fare la sincronizzazione. Mentre gli inglesi avevano messo le mitraglie all'ala, noi no, addosso alla gabbia, alla carlinga, addosso alla fusoliera. E erano più quelle che bucavano la cosa. Infatti abbiamo perso la guerra, insomma. Come faceva a sincronizzarlo? Allora io mi inventai un condotto con l'anima dentro e avevo fatto collegamento
che mentre la cosa sparava, doveva passare, doveva essere sincronizzata, che non doveva bucare l'elica, perché l'elica faceva, non solo, era a tre pale. E allora io mi ero specializzato, qua mi portavano così a me. Io ero il re di quella faccenda. Poi per fortuna sono passato per gli americani. Questo non l'avevo visto, però. Vedi che bello, eh? Ti piace? Ma secondo chi l'ha fatto? Ti piace? Questa grafica? Quella, la pubblicità della Calabria. Il sindaco di quel paese? Sì. Manco un... No, il sindaco paga l'agenzia di pubblicità. Un ringraziamento. Paga l'agenzia pubblicitaria, che poi ci paga a noi. Ah, beh. Bello, sì. Ti piace? Veramente. Vito Calabria, dove sta? Fly to Calabria significa vola in Calabria. Eh? Significa vola in Calabria. Ah. Allora questo è un pezzo di Calabria. Sì. Sì. Un pezzo di Calabria. E la foto di paesaggi calabresi. Sì. C'è il mare lì con le barche e il lago. È un lago. Comunque hanno fatto un bel lavoro. Sì, un bel lavoro, sì. Qui era una specie di stazione, no? Allora, quando andavano in cantina a caricare per tale oste, metti l'oste che stava qua, mettevano il barile grosso, allora dalla cantina rubavano 15-20 litri, 10 secondo, era il gratto. Quello. Sono belli. So, c'era la mia. So, c'era tua. Dio che sono i soci di voi, no? Se non glielo dici, che ne sa il signore? Il carrettiere si presenta in cantina e mette fusti per 500 litri. Ora metteva un parte barili grossi e ne grattava 20 e ne portava via 520. Poi per strada passava qua, qua c'era l'oste, gli dava e prendeva i 600 litri. E gli dava il barile più piccolo, così fregava all'oste, insomma così era la funzione, no? C'era il gratto, ecco, il gratto dappertutto. Beh, io quello che mi ricordo in Libia, allora c'erano le scatolette, e simmenta, come era? Scatole, la carne a scatola, e ogni tanto ne aprivi una, e soffiava perché stava in fermentazione, allora buttavi. Poi arrivava il ghibli, il vento, questa scatoletta veniva ricoperta. Anna, a ritornare, toccata a riscavare le scatolette, a levare la sabbia attorno e papalle. Com'era a fare quante baionette? Abbiamo tre, duce, 6 milioni di baionette. Abbiamo... La mia dal 1800 in poi, dunque io la posso ricordare con maggiore, diciamo, certezza quella di papà, da quando è nato papà.
perché i nonni io non li ho conosciuti. Mio nonno, il papà di mio padre, è morto quando papà aveva 2 anni, quindi non ho conosciuto neanche lui. Il papà, quando aveva 6 anni, da Cappadocia, il nostro paese di origine, lo hanno portato qui. È iniziato per parte della moglie di uno di questi, per parte di una donna, Sterpetti, e ha iniziato questa attività. Poi successivamente i mariti hanno continuato, i De Santis hanno continuato questa attività. Intorno all'830, quello che mi risulta a me da alcune carte che avevo qui prima, alcune ce l'ho, maggior carte, sono contratti che fecero allora con il proprietario del terreno che era qui. Avevano costruito sul terreno non di loro proprietà, ma di proprietà di altre persone. E con il benestare di questi, perché a quell'epoca non c'era, qui era un deserto, non c'era assolutamente nulla. L'aeroporto mi pare che hanno iniziato con i dirigibili, ma pochino prima del Novecento, sì, prima del Novecento. Poi è andato avanti per un periodo, e poi nel 1916 hanno requisito il terreno dove realizzare l'aeroporto. E successivamente nel 24 poi hanno fatto la recinzione e questo terreno è stato escluso dalla requisizione perché mio padre ha fatto la guerra del 15-18, è stato prigioniero in Germania per 1 anno e mezzo e quando è tornato erano un po' favoriti queste persone che erano state prigioniere, che e allora è nascosto dall'esproprio questa parte di terreno che tuttora abbiamo. E poi si è andato avanti così, sempre la stessa famiglia. Io sono la quinta generazione, mia figlia che ha voluto continuare a fare questo è la sesta, sempre la nostra famiglia. Io essendo del 35, quando c'è stato il primo bombardamento qui in zona, avevo 7 anni e mezzo. Perché è stato il 19 luglio del 43 e è stata una giornata che non potrò mai dimenticare, perché è una cosa allucinante. Era una giornata bellissima, un sole meraviglioso, e io e mia sorella stavamo giocando fuori nel giardino. A un certo punto suona la sirena, mamma ci chiama, di entrate dentro che suona la sirena, non ti pericolo. E si cominciava a sentire il rumore dei B-52 che arrivavano per il bombardamento. E dopo un quarto d'ora, 20 minuti, è iniziato il bombardamento. E allora mamma ci fece sdraiare in terra, stavamo di là nella cucina, perché mio padre non c'era, era andato a Roma per comprare delle cose, in bicicletta, perché a quell'epoca non si poteva diversamente. A un certo punto si fece buio completamente, per il fumo, la polvere, le bombe che scoppiavano da tutte le parti, era una cosa inimmaginabile, una cosa che non si può descrivere, uno la deve vedere. È durato circa 2 ore questo, 1 ora e 3 quarti, 2 ore. Poi si è dissolta un po' questa nebbia, gli aerei si sono allontanati, non si sentiva più, perché poi giravano in continuazione questi aerei. E quando si è dissolta questa nebbia ci siamo alzati da terra, abbiamo guardato fuori sembrava un campo arato, i binari del tram che passavano qui stavano sopra gli hangar dell'aeroporto, addirittura. In continuazione, continuati così, accavallati sopra le costruzioni dell'aeroporto. L'Appia era ricoperta sempre con questo strato di terra, sassi, buche dappertutto, era una cosa allucinante. E allora, siccome noi, papà per precauzione, prese in affitto una villetta
sulla via Nettunense, il primo chilometro della Nettunense. E allora tutte le sere andavamo a dormire lì, prima ancora che ci fosse il bombardamento. E quel giorno andammo lì. Questa signora, quando ci vide, la signora che rimase sconcertata, diceva: ma è possibile, con tutto quello che è successo, c'è stata ancora siete in vita, ancora, perché era una cosa spaventosa. Ho 75 anni, 23 in meno di mio fratello che è nato nel 97, ho perso il papà giovane e ho praticamente vissuto con lui e con mia cognata fino a quando mi sono sposato. E lui mi ha insegnato tutto a me. Ho iniziato a guidare il pullman, prima a fare i biglietti sugli autobus, da mattina alle 5 alle 9 di sera. Poi ho iniziato a guidare, abbiamo fatto lavori di meccanica, lui è molto bravo in meccanica. Io quando lavoravo dentro Roma facevo tutto. Poi ho cominciato a far lavorare per me anche dentro Roma. Perché allora l'agenzia te ne compri mezza, allora siamo qua come hanno pure io, vabbè. Le vicissitudini non sono mancate. Al principio guidavo perché ce ne avevo solo uno, poi dopo sono diventati due, poi sono diventati in parte 100 e tutto sommato mi sa che era meglio prima. Io ho girato quasi tutta l'Europa, che non so, ho fatto quando non c'era l'obbligo del tachigrafo, che è lo strumento che misura le ore di guida, io ho fatto 4-5 volte Roma-Parigi, tutta la tirata, Roma-Parigi, 1500 km, 18 ore, certo mi fermavo per far andare i passeggeri al bagno, per mangiare, riuscivo a rimediare qualche minuto di sonno e allora si poteva fare, oggi fortunatamente non più. E quindi io ho guidato bus turistico, sì, sono stato 36 volte a Lourdes. È stata una vita avventurosa, mi è piaciuta. Sai, quando viaggiavi col pullman, giacca, cravatta, a sera alle 5 ti fermavi, albergo, cena. Qualche volta uscivo con qualche ragazza, discoteca, ballare, così. Questa è stata la mia vita da autista. Poi dopo sono sceso dal pullman, ho cominciato a lavorare all'ufficio operativo, i mezzi erano cresciuti, il lavoro era aumentato e quindi ci voleva chi gestiva il tutto. A 52 anni ho messo le mani per la prima volta sulla tastiera di un computer, con tutte le difficoltà che ci possano essere state. E poi mi sono dedicato più al movimento, quindi all'officina, al controllo dei bus, a mandare avanti l'azienda meccanicamente. Negli ultimi anni di mio fratello di azienda è stato un grande rompicoglioni, perché qualunque cosa tu facessi andava male. No, questo non si fa, quell'altro no, è fatto male. Lui ha lavorato, sapeva lavorare molto bene, a me mi ha insegnato al tornio, perché molte cose in un'officina vengono fatte al turno, se c'è un turno riesci a riparare tantissime cose. Quello che dovevi fare, quello che non dovevi fare. Raccontagli quando col bus si parcheggiava sulla piazza del Pantheon. Ah sì, sì, due, tre autobus. A schiaffi, a caroma la tua. È risato. Allora si poteva tutto, ma mannaggia. Si era giovane. Bulinello lo sa. È lì. Ah, ecco. Allora, questo era il Bulinello. Questo ero io. Beh, questo io l'ho preso, che era quasi un relitto. Questi erano di cristallo, questi cosi qua. E allora questo è mezzo
mezzo Fiat e mezzo OM. E io ne feci due, ne feci uno. Allora si poteva fare tutto. Anche perché me lo facevo da solo. Questo è Marino, dentro Marino. Qua c'è questo con la sigaretta. Stavo aspettando, siccome questa è una gita, e dovevano portare le damigianette di vino per imbriacasse. E allora questo le poi me le passava, io le passavo. Le mettevo qua sopra. E vabbè. Questa era una gita che si faceva, non mi ricordo. Morti tutti questi, sono rimasto solo io, ma sa. Non lo so, ci vorrebbe qualcun altro che era giovane. Ma sì, erano di Marino, erano tutti amici. Allora andiamo a fare la gita e praticamente hanno chiamato per fare la gita. E questo è un guida destra, una macchina vecchia. Però io l'avevo risistemata e facevo il turismo. Ma allora si poteva tutto, adesso si fa più niente.